Ciao ragazze, ciao ragazzi! Allora, oggi voglio darvi 6 consigli, cioè dirvi 6 cose da non fare assolutamente con i vostri accessori di lusso. Per quanto mi riguarda, ho rovinato diverse borse, diverse scarpe in questo modo, quindi se posso fare a meno che succeda anche a voi, insomma, con molto piacere. In più, sono consigli che riguardano tutti gli accessori, non per forza di lusso, però quando spendiamo tanto per una cosa, vogliamo anche che ci duri poi per sempre, quindi penso anche che questi consigli, visto che riguardano anche il modo in cui mettiamo da parte le cose quando non le utilizziamo, penso che anche in questo periodo di lockdown, un po' ovunque, zone rosse, arancio, scure, eccetera, abbiamo tantissime cose appunto nell'armadio, magari non le utilizziamo tantissimo, quindi è ancora più importante sapere come prendersene cura quando sono appunto nel nostro armadio. La prima cosa da non fare assolutamente è acquistare un qualsiasi paio di scarpe di lusso e non portarle immediatamente a fare la suola. Queste, come potete vedere, sono un paio di Valentino scamosciate ballerine che io amo, le adoro. E qui ho fatto un errore gravissimo, perché, allora, io lo so, tutte le scarpe di un certo tipo di valore, di un certo marchio, inspiegabilmente ha una suola che non è utilizzabile senza portarle prima dal calzolaio. Lo so, è una cosa che non ha senso. Loro ti danno le scarpe con questa suola che praticamente è fatta di cuoio e si consuma tantissimo, quindi dovete portarle immediatamente dal calzolaio a far fare la suola, perché in questo modo, lo so, sono schifose ma le usate tantissimo, così posso fare, così in questo modo, come potete vedere, rovinate la suola, che non solo si rovinerà, ma con il tempo, e qui già è iniziato benissimo a farsi questa cosa, si creano dei bucherellini che poi ti ritrovi all'interno della scarpa, ok? Quindi è una cosa assolutamente da non fare, non prendete il mio esempio. Se non volete portarle subito, potete usarle, diciamo, 2-3 volte, ma poi dovete assolutamente farci fare la suola in gomma, perché in questo modo le rovinate ed è un peccato rovinare una scarpa che è costata tantissimo, che potrebbe durare tantissimo per sempre, solo perché appunto siamo troppo pigri per portarle dal calzolaio o perché vogliamo indossarle subito, come il mio caso. Per quanto mi riguarda, quando compro una cosa voglio metterla subito, non voglio aspettare, e così ho fatto con queste scarpe e appunto questo è il risultato. Unica cosa che vi consiglio, specialmente se avete un minimo dubbio di rivenderle poi in futuro, vi consiglio di fare attenzione a prendere una suola che sia dello stesso colore della suola in cuoio originale, quindi in questo caso dovrei prendere un beigeolino chiaro. Se avete le Louboutin, per esempio, che hanno la suola rossa, si trovano anche le suole in gomma rosse. Se riuscivo a trovarle io a Trieste, potete farcele un po' ovunque, quindi è una cosa che è abbastanza importante, non solo se volete rivenderle, in quel caso assolutamente sì, però anche se volete utilizzarle semplicemente, magari è più carino avere la suola dello stesso colore, perché altrimenti c'è uno stacco che non è proprio bellissimo. Per quanto riguarda invece le borse, assolutamente proibito metterle via in qualsiasi posto della vostra casa senza metterci prima all'interno un qualcosa che le aiuti a tenere la forma che hanno originale, in particolare le borse che sono molto morbide, quindi tendono un po' ad afflosciarsi e a cadere su se stesse, hanno un disperato bisogno che voi le imbottiate, che voi ci mettiate un'imbottitura per mantenere la forma. Molte, ho visto veramente molte borse di lusso, molte Chanel vintage, eccetera, perdere un sacco di valore, più della metà in alcuni casi, perché avevano delle pieghe, delle grinze formatesi con il tempo, proprio perché appunto chi le ha conservate non le ha conservate bene, le fa sembrare anche molto più vecchie, quindi non è una cosa che vogliamo, avere grinze e righe che vanno appunto lungo la borsa. Questa è fatta in lana, quindi ovviamente le righe, le grinze non si vedranno sull'esterno,
più o meno, ma all'interno è tutta fatta in pelle, quindi è comunque molto molto importante. Vi ho fatto vedere questa come esempio, ma tutte le borse che vedete dietro di me, praticamente tutte hanno un'imbottitura all'interno, perché voglio che mantengano la forma perfetta che hanno da nuove. E qui io ho messo un misto di dust bag, che non è neanche di Chanel peraltro, infatti di Gucci, e della carta che ho trovato nella confezione Chanel. Vorrei però darvi un consiglio per quanto riguarda le imbottiture che voi utilizzate. Allora, io in casa mia ho un ambiente molto molto secco, anzi dovrei comprare un umidificatore perché mi faccia un po' di umidità in casa, perché ho molto, appunto, è molto secco l'ambiente qui, quindi non ho questo problema. Però se avete una casa tendenzialmente umida, vi sconsiglio di utilizzare carta, perché la carta assorbe tantissimo l'umidità, ed ho sentito di persone che si sono ritrovate le borse che puzzavano tantissimo, non si erano rese conto che la carta all'interno aveva assorbito un sacco di umidità, aveva fatto una specie di muffa, e appunto se non le utilizzate tantissimo questa cosa può succedere e non ve ne rendete neanche conto. Quindi è sempre meglio utilizzare qualcosa di un altro materiale, oppure le forme fatte apposta che esistono proprio per mantenere la forma delle borse. Io appunto le tengo così perché la mia carta non è assolutamente, cioè è super secca, non ha nessun tipo di odore, niente di niente. Però appunto state attenti a questa cosa se avete tanta umidità in casa. Anche se non ne avete tanta, stateci comunque attenti, ogni tanto andate e controllate se avete della carta all'interno, controllate se è completamente asciutta, perché è una cosa che può rovinarvi comunque la borsa dall'interno. Poi per quanto riguarda invece qualsiasi accessorio fatto di pelle lucida, shiny come questa, queste possono sembrare meno delicate, forse perché sono più resistenti all'acqua rispetto agli altri accessori di pelle normale, ma in realtà sono iper delicatissime. E purtroppo questa cosa l'ho scoperta a mie spese, non so se riuscirete a vederli bene, ma qui ci sono dei segni blu neri e ce ne sono degli altri anche qui, e non c'è nessunissimo modo di farli andare via questi segni, perché sono è come se fossero, ormai avessero tinto la pelle, ok? Non sono in superficie, quindi non posso andare a rimuoverli, grattarli o comunque rimuoverli, perché hanno proprio stinto, come si dice, hanno colorato la pelle. Purtroppo appunto questo tipo di pelle è molto molto delicata e dovete evitare che qualsiasi tipo di altro oggetto stia a contatto con appunto il materiale. Quindi importantissimo, la tracolla, se potete metterla all'interno della borsetta, anche perché anche la tracolla stessa è fatta sia di pelle che di metallo, quindi può lasciare anche indentature sulla pelle. Quindi tracolle, ma anche se avete i manici, che non potete naturalmente inserire all'interno della borsa, mi viene in mente la Lady Dior per esempio, in patent leather di Dior appunto. Se avete una borsa del genere, di questo materiale con i manici, fate in modo che i manici non stiano a contatto con la borsa, perché se le lasciate lì così, se questa borsa avesse un manico, io la lasciassi lì con il manico appiccicato sopra, se voi andate, aspettate un paio di mesi, anche qualche settimana, andate, spostate il manico, vi renderete conto che rimane il segno e non se ne va più. Ho sentito di borse di Lady Dior che si sono rovinate in questo mondo senza neanche utilizzarle, in questo modo, senza neanche usarle, perché una cosa è se rovini una borsa perché la stavi usando e dici boh, e comunque ti dispiace, però se si rovina da sola standosene su una mensola la disperazione è ancora più grande. E a me è successo con, non mi ricordo se con dei vestiti o perché l'avevo messa in armadio attaccata con altre borsette vicino, penso siano stati i jeans. Questa è un'altra cosa che assolutamente non dovete fare: se il colore è chiaro non dovete indossare capi scuri, perché altrimenti è inevitabile, anche se lo fate una sola volta, che vi beccate il color transfer. Altro super mega consiglio che penso in molti già sappiate, ma non tutti lo sanno, mi sono resa conto: non lasciate mai 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 le vostre borse, le vostre scarpe a contatto
fatto con la luce diretta. Praticamente tutti i materiali di questo mondo, se stanno a lungo, in un lungo periodo a contatto con la luce diretta del sole, inevitabilmente sbiadiscono, ragazzi. Quindi due sono le alternative: o tenete tutte le vostre borse, tutte le vostre scarpe nelle dust bag e quindi le tenete coperte dalla luce diretta del sole, ok? Oppure, se le volete come me tutte esposte, dovete per forza assicurarvi che siano in un posto della casa dove non arriva mai la luce diretta. Molti mi hanno detto, quando ho sistemato la mia cabina armadio, molti mi hanno detto: Nicole, ma perché non hai messo le scarpe e le borse sull'altra parete, perché sarebbero state meglio, eccetera. E io non ho potuto neanche prendere questa cosa in considerazione, perché questa parete ha la luce diretta durante il giorno. Ovviamente potrei tenere le tende abbassate, ci sono mille modi, ok? L'importante è che vi ricordiate questo, però appunto per quanto mi riguarda non volevo avere sempre buio in casa con le tendine abbassate e quindi ho messo le borse e le scarpe su quella parete che non ha mai luce diretta del sole, ed è per questo che ho scelto quella parete, perché appunto il sole mi entra sempre da quella parte praticamente e mi fa luce, praticamente c'è luce in tutta la stanza tranne che in quell'angolo. Quindi è una cosa super importante, perché se io avessi la luce diretta del sole così che mi sparaflescia le borse giorno dopo giorno, ragazzi, in pochi mesi sarebbero tutte rovinate e la parte anteriore sarebbe molto più chiara della parte posteriore, cioè un disastro. Altra cosa importantissima: non mettete mai i vostri maglioni, le vostre t-shirt, le vostre maglie di lusso sugli appendini, specialmente se sono appendini quelli, allora, quelli sottilissimi, fatti tipo in ferro, in acciaio, andrebbero proprio messi a rogo, non usateli mai. Questi che sono quelli un pochino più spessi, comunque non sono da utilizzare, ma neanche in realtà quelli ancora più grossi, che hanno proprio le spalline, quelli rovinano un po' meno, ma tutti, ricordatevi, tutti gli appendini rovinano le maglie o i maglioni. Non si può dire lo stesso per le camicie, non si può dire lo stesso per i cappotti, per i giubbotti, però maglie, maglioni e t-shirt mai appenderle. Adesso vi spiego perché. A parte che è una cosa che ho imparato proprio di mio con l'esperienza, mi ricordo anni fa appendevo tutti i maglioni e poi mi ritrovavo tutti i maglioni che avevano questa, tipo questa pieghetta dell'appendino, oppure peggio, avevano tipo le righe. E questo succede perché? Perché se io per esempio andassi a mettere questo maglione di Louis Vuitton sull'appendino, ok, naturalmente i maglioni più sono pesanti, più pesano, ok, più pesano, più tendono a scendere con la forza di gravità verso il basso, anche mentre sono nel nostro armadio, ok? Quindi con il tempo questa andrebbe a formarmi un segnetto qui e andrebbe a cadere per poi un po' allungarsi, ma non è tanto questo il problema sono i segni che tutti gli appendini lasciano sulle spalle. Fidatevi, un qualsiasi maglione, se voi lo tenete piegato su una mensola, vi dura molto molto di più e rimane come nuovo molto più a lungo. Se li appendete, ovviamente prendono la forma dell'appendino, e calcolate sempre che più sono pesanti, prima prenderanno la forma dell'appendino. Quindi è una cosa che io assolutamente evito di fare, li piego tutti i miei maglioni, ho soltanto un tubo per appendere e ci metto solo i cappotti, tutto il resto è piegato, perché così appunto sono sicura che non si rovina. E poi altra cosa importantissima: non tenete mai i trucchi sfusi così come stanno nelle vostre borsette, se tenete a quella borsetta, perché i trucchi hanno questa tendenza ad aprirsi, ok? Quando cerchiamo le cose nella borsa, ok? Spostiamo un sacco di roba, il rossetto si apre, oppure cerchiamo un sacco di roba, la cipria, il fondotinta, magari in polvere, io di solito porto con me quelli in polvere per i ritocchini e mi ritrovo magari la cipria in polvere ovunque. Mi è successo, ho rovinato diverse borsette in questo modo e ho fatto i salti mortali
per poi ripulirle e alcuni trucchi purtroppo però non se ne vanno nemmeno, quindi è molto molto importante che voi non lasciate i trucchi così come stanno, dovete sempre avere una pochettina, una mini bag, un piccolo beauty case dove potete andare a mettere i trucchi chiusi bene in sicurezza e poi questa pochettina la buttate nella borsa. Lo so, occupa spazio, neanche a me tante volte va di farlo, però se non lo fate, prendetemi come esempio, rovinate le borse. E anche qui non è importantissimo magari perché non si vedono i segni all'interno, però è veramente un grosso grosso peccato andare a rovinare una cosa di valore perché non siamo stati attenti magari soltanto ad usare un piccolo beauty case. Quindi questo è quanto per il video di oggi, spero davvero che vi sia piaciuto, che vi sia stato utile, per me lo sarebbe stato qualche tempo fa onestamente, quindi mia family vi do un bacio veramente gigantesco, vi abbraccio come sempre, venite forte 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 fortissimissimo e vi aspetto domani sempre puntuali alle 17:30 qua su YouTube. Ciao.